Chiedo a Stefano Epifani, Università La Sapienza, se vuole raggiungere. Eccoci qui. Stefano Epifani ci presenta appunto una lezione su innovazione digitale, driver per la crescita del territorio. Grande esperto di social media, di utilizzo dell'innovazione dei media nella pubblica amministrazione, esperto per le Nazioni Unite, per tante altre organizzazioni nazionali e internazionali, quindi sentiamo veramente con grande Grazie. piacere la lezione, le cose No, che ci grazie di tutto e illustra. giuro nessuna lezione, soltanto qualche riflessione condivisa su una serie di temi di grande importanza. Se è possibile avere la presentazione a video, io ovviamente inizio con i ringraziamenti di rito, sono ovviamente felicissimo di essere qui per tantissimi motivi. E quello che vorrei fare nella prossima mezz'oretta con voi è ragionare sul tema dell'innovazione come driver di sviluppo del territorio, a partire da alcune considerazioni che sono quelle di una regione che vive delle discrasie molto forti, perché andando a guardare la strategia di specializzazione intelligente, l'S-Cube, che la regione ha pubblicato da poco, ovviamente il puntatore ha deciso di non funzionare, qualcuno mi aiuti? Ci sarebbe una slide che rappresenta alcuni elementi, perfetto. Vediamo che la Sardegna è caratterizzata da alcuni aspetti di grandissima differenza. Da una parte è la regione italiana con la più alta percentuale di forza lavoro con sola istruzione elementare. Da una parte è la regione a bassa intensità, la più bassa intensità di ricerca e sviluppo nel settore privato. Allo stesso tempo, però, questa regione è la regione con una delle più alte concentrazioni di start-up. È una regione con Vediamo un pochino se riusciamo a far funzionare le slide. Sembra proprio che debba fare dei cenni. No, banalmente dovrebbero mettermi il focus della presentazione sul. Ok. Ce la fate a cambiarmi la slide? Ci sono anche delle cose buone, me l'hanno tenuta sulle cose cattive in maniera tale che voi cominciate a guardarci preoccupati. Ma in realtà, ecco, come vedete, ci sono anche tanti elementi di positività. Ecco, quindi che succede? Succede alt, bastava prima, succede che in questo contesto potrei portarvi tantissimi numeri, ci sono centinaia di pagine che danno dati, che rappresentano talvolta in maniera positiva, talvolta in maniera negativa il livello di innovazione in questa regione, in questo contesto. Io, anche per evitare di farvi perdere tempo, ho pensato di riportarvi una frase di Lewis Carroll che dice che tutto sommato, se vuoi ispirare fiducia, fornisci molti dati statistici. Non mi interessa in questo momento ispirarvi fiducia, mi interessa di più ragionare assieme a voi su alcune tematiche e su alcune dinamiche. Se andiamo avanti, ok, perfetto, fermi tutti, sembra che vada. Ora che succede? Abbiamo una strategia, peraltro è stata pubblicata a luglio l'ultima release della strategia, della Smart Specialization Strategy della Regione Sardegna, nella quale vengono identificate le aree di interesse, vengono identificate le politiche, vengono identificati anche i finanziamenti e le tipologie di finanziamento che ci sono. Il problema sostanziale però è un altro, è quale ruolo per il digitale? Siamo tutti d'accordo sul fatto che il digitale sia qualcosa di essenziale, siamo tutti d'accordo sul fatto che oggi la tecnologia è qualcosa di sostanzialmente ineluttabile, ineludibile. Il vero problema, il vero tema sul quale oggi vale la pena di riflettere dal mio punto di vista e sul quale vorrei riflettere con voi in apertura di questa manifestazione, è proprio quello del ruolo che dobbiamo dare al digitale. E io ho un'impressione, che quando parliamo di digitale succede una cosa divertente. C'è una malattia che si chiama agenesia del corpo calloso, che è quella malattia che si ha quando l'emisfero destro del cervello non comunica con quello sinistro. Per carità, si sopravvive, ma si hanno tutta una serie di problemi. Ora, l'impressione che ho è che quando parliamo di digitale, noi viviamo i problemi collegati al digitale come se fossimo tutti quanti affetti da questa malattia. Ossia, esiste un mondo materiale analogico e un mondo virtuale digitale, separati da un vero e proprio muro. E questo indipendentemente dal settore, indipendentemente dalla regione, indipendentemente dal contesto, indipendentemente dal fatto che siano aziende pubbliche o private, è un male che ancora ci portiamo dietro. Non riusciamo ancora a considerare il digitale come parte integrante della società. In questo contesto viviamo due mondi distinti, quello del reale e quello del virtuale. Quante volte sentite parlare di dati virtuali?
Cosa vuol dire virtuale? Avete mai riflettuto su alcuni termini che usiamo frequentemente? Ha senso parlare di virtualità oggi? Oppure questo termine ha perso di significato? Non stiamo parlando di mondi diversi, stiamo parlando semmai di nuove prospettive attraverso le quali guardare al mondo. E quando facciamo questo passaggio ci rendiamo conto che in realtà quello che sta succedendo negli ultimi anni è qualcosa che sta avendo un impatto sulla nostra vita fortissimo. Perché? Perché sono 40 anni che si parla di digitale. Abbiamo cominciato, qualcuno di voi in sala vedo che ha i capelli bianchi, qualcuno i capelli non ce li ha più, ma sostanzialmente qualcuno ricorderà quando si parlava di automazione di processo. Andiamo alla radice dei termini, andiamo alla radice delle parole. L'informatica è quell'informazione automatica che dovrebbe automatizzare i processi. Poi ci siamo resi conto che automatizzando i processi cambiano e consentono un'attività di reingegnerizzazione. Ma qual è l'elemento che accomuna queste due fasi, l'automazione di processo e la reingegnerizzazione di processo? Sono due fasi che attengono il come. Noi siamo sempre stati concentrati sul come si fanno le cose. Abbiamo sempre vissuto l'information technology e il digitale come qualcosa di finalizzato a ripensare il come facciamo le cose. Poi, visto che il mondo spesso va più velocemente di quanto noi non crediamo, è successo qualcosa di interessante. È successo che il digitale ci ha superato a destra e ha fatto sì che invece di occuparsi del come fare le cose, ha cominciato a riguardare il cosa sono le cose. Perché quando parliamo di digital transformation non stiamo parlando di qualcosa che nasce all'interno delle organizzazioni. Stiamo parlando di un impatto sociale delle tecnologie che arriva a ridefinire il senso delle cose, di tutte le cose. Il senso delle aziende, il senso delle organizzazioni, il senso dei mercati. Per certi versi il senso di alcuni aspetti della nostra società. La trasformazione digitale non è qualcosa che sceglie un'azienda e porta avanti. La trasformazione digitale è un humus nel quale le aziende si trovano a crescere e a svilupparsi. E o capiamo che questa trasformazione, questo cambiamento, non dipende da noi, oppure rischiamo di venire espulsi da un mercato. Espulsi da un contesto sociale. La trasformazione digitale è qualcosa di ineluttabile. E non è per essere apocalittici, è semplicemente un dato che tra poco qualche numero in effetti ve lo do, del quale dobbiamo prendere atto, cercando di capire che o riusciamo a trarre vantaggio dalle opportunità che la trasformazione digitale porta, oppure saremo inevitabilmente vittima dei problemi che genera. Non c'è una via di mezzo. E in questo contesto dobbiamo renderci conto che quello che è stato da sempre il problema del mercato, delle aziende, del business, dell'economia, che è rappresentato in questa slide in cui c'è un uomo che mentre è convinto di tenere stretta la sua ragazza, si trova con la ragazza che sta vagliando alternative più vantaggiose. Ecco, questa slide rappresenta essenzialmente uno scenario competitivo. Mentre noi siamo convinti di tenere stretto il nostro cliente o di dominare il nostro mercato, in realtà il nostro cliente sta vagliando altro. E questo è sempre successo, non è una novità, non è qualcosa che ha portato la tecnologia. Qual è il cambiamento che porta la tecnologia? Il cambiamento che porta la tecnologia, se ci pensate, con la trasformazione digitale, è che rende molto più difficile comprendere chi ci sia da questa parte. Noi siamo abituati a muoverci in scenari competitivi nei quali identifichiamo il nostro competitor. Se io sono un'azienda che produce dischi musicali, che distribuisce musica, conosco le aziende della mia concorrenza. Se io sono un'azienda di trasporti, conosco le aziende della mia concorrenza. Oggi questo non è più così. Oggi questo non è più vero. Per raccontarvi cosa intendo, faccio riferimento a un aneddoto personale. Un mio collaboratore si laurea, viene a lavorare con me, dopo 4 anni, nel quale finalmente peraltro ha imparato a lavorare davvero bene, mi si presenta un giorno un po' imbarazzato e mi dice: guarda Stefano, dobbiamo parlare perché ti devo dire una cosa, io pensavo francamente volesse l'aumento. Invece questo mi dice: sai, ho deciso di entrare in convento. Attualmente Christian, e qualcuno mi ha detto con questo nome potevi immaginartelo, attualmente Christian è un frate agostiniano. Ora il punto qual è? La mia magra consolazione sarà quella di dire: vabbè, dopo di me sono il Padre Eterno. Ma il punto qual è? Il punto è che quando Christian mi ha detto: voglio entrare in convento, io mi sono trovato esattamente in questa situazione. Il mio competitor non era qualcosa di comparabile con me, non era qualcosa che basava sulle stesse leve di valore, era qualcosa di totalmente diverso, rispetto al quale l'unica mia reazione possibile è stata in bocca al lupo. E questo è quello che sta succedendo nei nostri mercati.
Perché se andiamo a riflettere per grandi ambiti, per grandi mercati, qual è oggi la più grande azienda di distribuzione musicale al mondo? Non è un'azienda che si è occupata per decenni di distribuzione musicale, la EMI, la Sony, è la Apple. Cosa ne è stato delle grandi aziende che producevano macchine fotografiche? Ve la ricordate la Kodak? Ha dichiarato fallimento. Oggi i più grandi produttori di device per la fotografia sono Samsung e ancora una volta Apple. Cosa ne è di un settore come quello del trasporto aereo? Oddio, Ryanair a Cagliari, vabbè, cosa ne è in senso lato? Ma cosa ne è del settore del trasporto aereo? Il valore aggiunto che ha portato Ryanair non è stato quello spesso manifestato di avere una flotta di aerei omogenei che consentono di ottimizzare i costi, è stato quello di attuare un processo di disintermediazione strutturale di alcuni attori della value chain, grazie all'information technology. Cosa ne è delle agenzie di viaggio? Io settimana scorsa ero qui, a qualche chilometro da qui, ero a Chia, perché moderavo i lavori del tavolo sulla sharing economy nella conferenza dei sistemi di Confcommercio e c'erano le associazioni che rappresentavano molti di questi attori che si stavano chiedendo dove sta andando il mercato e si sono finalmente rese conto di un problema. Talvolta quelli che noi pensiamo essere la causa dei problemi sono il sintomo. Vi ricordate quando si parlava, facendo riferimento all'industria musicale, di pirateria? Si pensava che la pirateria fosse la causa del problema della crisi discografica. In realtà era il sintomo del fatto che era un mercato che non funzionava più. Tanto che oggi Apple non ha questo problema devastante di pirateria. Ma noi ci troviamo sempre di fronte allo stesso problema. La trasformazione digitale entra nei comparti e li cambia dal di dentro. Entra all'interno dei settori e li ridisegna a sua immagine e somiglianza. È successo per i settori che abbiamo visto, sta succedendo per decine di altri settori. Pensate ai trasporti urbani con Uber. Pensate al settore alberghiero con Airbnb. Pensate a Booking. Sono tutte quante aziende che fanno qualcosa di diverso rispetto al passato, lavorano sui dati. Booking, Airbnb, Uber hanno una caratteristica in comune. Sono aziende che lavorano sui dati. Non sono aziende che lavorano sui trasporti, sull'ospitalità alberghiera e altro. Sono aziende che lavorano sui dati. E gestendo questi dati, di fatto stanno ridisegnando le value chain dei settori nei quali finiscono. Ed è qualcosa di cui dobbiamo prendere atto, perché questo vuol dire che il cambiamento può essere sì in qualche modo governato, ma è inarrestabile. È un cambiamento inarrestabile del quale possiamo identificare alcuni ingredienti. Quali sono gli ingredienti dei quali dobbiamo tener conto? Beh, prima di tutto naturalmente i social media, che stanno ridefinendo il modo in cui gestiamo le nostre relazioni, ma non possiamo non tener conto anche degli smart device, che sono gli strumenti, non soltanto lo smartphone, attraverso i quali usiamo questi canali di accesso all'informazione. Tutto ciò produce dati, quindi abbiamo il tema dei big data. Abbiamo il tema importantissimo dell'internet delle cose. E se vogliamo buttare lo sguardo un po' più avanti, dobbiamo cominciare a pensare a temi come la robotica e l'intelligenza artificiale. Tutti i temi dei quali peraltro a Sinnova si parlerà, tutti i temi dei quali troverete applicazioni concrete negli stand. Io prima ho avuto il piacere di farmi un giro per gli stand, ci sono tantissime aziende, più di 100 aziende mi è stato detto, che in questi ambiti lavorano e su questi ambiti stanno costruendo quello che sarà il futuro di alcuni comparti che sono in fase, come dire, di redesign completo, pensando al turismo, pensando all'agri-food, pensando a tutti quanti questi settori che sono nelle smart specialization strategy di questa regione. Ma riprendiamole dall'inizio, perché citare tutti questi termini normalmente fa sì che io mi trovi di fronte a interlocutori che fanno più o meno questa faccia. Cioè, quando mi trovo all'università o settimana scorsa in Confcommercio, dopo che gli stavo raccontando di big data, IoT e quant'altro, le persone più o meno avevano questa espressione, senza rendersi conto che invece avrebbero dovuto avere quest'altra espressione. Perché? Perché quelle erano e sono le tecnologie e gli strumenti che rappresentano le leve di vantaggio competitivo che, se conosciute, sono un'opportunità. Altrimenti, se ignorate, come dicevamo prima, diventano in qualche modo la pietra tombale sulle nostre aziende. Per capire che sta succedendo utilizzerò due supporti, Cafu e una sedia, che incontreremo nel corso di questa veloce presentazione. Ma cominciamo dai big data.
se ne parla tantissimo, è un tema nuovo e quindi, come dire, una fase definitoria è utile. Mi dicono che devo levarmi l'archetto e mettermi il microfono. Dicevamo, una fase definitoria è utile. È utile una fase definitoria e io vi porto questa definizione. I dati hanno sempre ricoperto un ruolo centrale nell'economia, tuttavia le odierne tecnologie li hanno resi ancora più centrali. La conoscenza che su di essi basa impatta sul PIL delle nazioni, produce benefici sociali ed è un fattore di crescita economica. Quanto è semplice e lineare questa definizione? Ma questa definizione non viene dal World Economic Forum dell'anno scorso, piuttosto che da una delle tante conferenze che si fanno su questi argomenti ultimamente. Questa definizione è di un economista che l'ha data nel 1933. Questo per dirvi attenzione, perché molti dei fenomeni che vediamo oggi non basano gli assunti teorici su qualcosa di particolarmente innovativo. Oggi viviamo in un momento in cui alcuni elementi di carattere teorico trovano concretizzazione in possibilità che la tecnologia sta portando avanti. Ma cosa sono sti big data? Che vuol dire big data? Vuol dire che noi oggi produciamo qualcosa, secondo Google, come 40 exabyte di nuova informazione ogni anno. Mi chiedo come abbia fatto Google a calcolare che più di quella sviluppata negli ultimi 5.000 anni e non negli ultimi 4.005. Lasciamo stare, ma vale il principio di Lewis Carroll che dicevamo prima. Ma io mi sono chiesto, visto che non sono un ingegnere, mi sono chiesto, ma quanti sono 40 exabyte? Un exabyte è un 1 seguito da 18 zeri. Quanti sono 40 exabyte di informazione? E per capirlo ho fatto una cosa stupida. Ho detto, quanta informazione entra su un foglio di carta 4? X. Un foglio di carta, una risma di carta da 500 fogli, di quelli che mettiamo nella fotocopiatrice, è alta 5 centimetri. Secondo voi quanto è alta la risma di carta che può contenere 40 exabyte di informazione? Chi si lancia? Quanto sarà alta questa risma di carta? Prego. Un chilometro? Chi offre di più? 1.000 chilometri? La distanza tra la Terra e la Luna percorsa 1.250 volte. Ecco, questa è la quantità di informazione che ogni anno dobbiamo in qualche modo preoccuparci di gestire. È chiaro che poi c'è un problema di information overflow, è chiaro che a un certo punto si giustifica il fatto che stiamo ragionando di big data, che poi alla fine cosa sono? Sono quei dati tanti, sono quei dati caratterizzati da un altissimo volume, e questa distanza non credo che richieda altre spiegazioni, sono dati che hanno una velocità di variazione fortissima. Pensate ai dati di borsa, cambiano ogni secondo. Pensate ai dati raccolti da una centralina per il controllo dell'inquinamento. Pensate a un tweet. Sono dati che ci mettono nelle condizioni di dover gestire una variazione velocissima. Noi eravamo abituati ai censimenti che si facevano una volta ogni 10 anni. Adesso abbiamo basi dati che si rinnovano quasi totalmente una volta ogni 10 minuti. E questo naturalmente impone nuove sfide e pone nuovi problemi. Sono dati la cui varietà è altissima. Perché? Perché dobbiamo comparare i dati di borsa di cui parlavamo prima con i tweet. Voi direte, che c'entra un dato di borsa con un tweet? Pensate a quello che succede se l'amministratore delegato di una grande azienda twitta che c'è un problema. Ora, il punto qual è? Per risolvere questo problema ci siamo inventati i big data, l'analisi big data, che molti di voi sanno essere un'applicazione della statistica inferenziale. Cioè, cos'è la statistica inferenziale? Quel ramo della statistica che analizza i pattern di ricorrenza. Cioè andiamo ad analizzare quanto frequentemente qualcosa succede. E vi siete resi conto di cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi abbiamo coscientemente e necessariamente abdicato al perché delle cose rispetto al cosa succede. Perché la big data analysis è un tipo di analisi che non va a spiegare le cose, si limita a notare i fenomeni. Poi a valle potremo preoccuparci di spiegare i fenomeni. Ma non è un passaggio da poco. Ma è l'unico modo che abbiamo trovato per sopravvivere a quella che qualcuno correttamente definisce data explosion. Cioè cerchiamo di capire quello che sta succedendo attraverso l'identificazione delle ricorrenze, delle ricorsività. In tutto questo, i social media hanno un ruolo centrale. Talvolta noi, sbagliando, consideriamo questi canali come un contesto dove ci sono 4 bambini che giocano, 4 ragazzi che giocano, o dove noi impieghiamo un po' di tempo quando non abbiamo nient'altro da fare. Io vi do qualche numero sul digitale in Italia. Abbiamo qualcosa come 28 milioni di utenti attivi sui social media, il che vuol dire di fatto su Facebook,
e su tanti altri che ci sono, ma la maggior parte delle persone è su Facebook. Solo Facebook totalizza qualcosa come 21 milioni di persone che si collegano tutti i giorni e stanno collegate tra un'ora e un'ora e mezzo al giorno. Ora, vi sembra possibile anche solo pensare che questi numeri descrivano un fenomeno marginale, descrivono un fenomeno che è un fenomeno di, che descrive semplicemente le persone che si divertono quando hanno tempo libero? Oppure descrive un fenomeno che rappresenta un nuovo modo attraverso il quale le persone si relazionano, che rappresenta un nuovo modo attraverso il quale le persone si informano, parlano, comunicano, strutturano i loro sistemi e le loro convinzioni, convinzioni che sono anche convinzioni politiche, convinzioni sociali? Questi strumenti forse sono i canali attraverso i quali le persone costruiscono il modo in cui interpretano la realtà. E questo forse, mettiamolo tra grandi parentesi, se considerate che le ricerche ci dicono che gli utenti dei social media arrivano a quasi 4/5 delle informazioni con le quali vengono in contatto attraverso questi canali. E quindi pensate al ruolo di chi gestisce i social media, che attraverso un algoritmo determina con quali informazioni verremo in contatto. E per quegli snob che dicono no, ma io quando mi collego a Facebook trovo soltanto stupidaggini, amo sempre ricordare che la struttura delle reti sociali è dinamica e si costruisce attorno ai nodi che noi scegliamo, quindi se su Facebook trovate soltanto scemenze, fatevi una domanda e datevi una risposta. Ora, il punto qual è? Il punto è che questi strumenti stanno cambiando il modo in cui noi costruiamo e strutturiamo la percezione del reale, in maniera tale che abbiamo una dimensione, una dinamica di cambiamento rispetto al passato enorme. Qualcuno di voi ricorda Second Life? Qualcuno sì, qualcuno no? Date un cenno di vita, vi ho già perso tutti. Ok, allora cos'era Second Life? Second Life era un ambiente virtuale immersivo, per usare un termine pseudotecnico, dove le persone entravano rappresentandosi attraverso un avatar, essendo l'avatar un termine sans, che viene dal sanscrito e che indica l'impersonificazione ideale del sé. Ora che succede? Io su Second Life naturalmente ero alto, biondo e con gli occhi azzurri e svolazzavo tra un'isola e l'altra di Second Life con l'unico reale obiettivo che era quello di trovare donne, perché le donne andavano in cerca di uomini e gli uomini andavano in cerca di donne. Second Life nasce, va detto, per rimorchiare. Che succede? Andando a spasso per queste isole trovavo una bellissima donna alta, bionda e con gli occhi azzurri o bassa, mora e con gli occhi verdi, sono assolutamente ecumenico, mi innamoravo di questa donna, ci sposavamo in questa seconda vita dove compravamo anche casa pagandola in Linden Dollars, cioè nella valuta di Second Life, che veniva acquistata in dollari reali, e questo era il modello di business. E io passavo 2-3 anni di vita bellissima con questa donna ideale. Peccato che poi magari dopo 2-3 anni mi accorgevo che questa in realtà era un metalmeccanico di Bergamo, e questo ovviamente mi portava a chiedermi qualcosa. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che in quell'epoca la dimensione reale e quella virtuale erano nettamente separate. Io avevo una seconda vita, potevo avere una seconda vita online. Poi che succede? Arriva un omino, uno studente americano, e si inventa cosa? FaceMatch. FaceMatch è il papà di Facebook, che era un sistema che metteva a confronto le facce scannerizzate dal libro delle facce, dal Facebook, cioè dall'annuario dell'università, chiedendo agli studenti di votare il più bello della scuola o la più bella della scuola. Quindi anche Facebook come nasce, come strumento per rimorchiare. Sempre lì torniamo. Ora, il punto qual è? Qual è la differenza sostanziale tra Second Life e Facebook? Quella differenza che se anche Facebook dovesse chiudere domani mattina ha determinato un cambiamento rivoluzionario nel modo in cui concepiamo questi strumenti. Ha abbattuto la distinzione tra virtuale e reale nelle relazioni. Noi con Facebook mettiamo la nostra faccia. Non c'è più una distinzione tra una relazione virtuale e una relazione reale. Abbiamo delle relazioni che vivono in un sistema di continuità che spazia dallo spazio analogico, che è quello delle relazioni fisiche che abbiamo di persona, a uno spazio digitale, non più virtuale. Questo cambiamento non è banale. Non è banale. Andiamo avanti. Tutta questa roba, naturalmente, è accessibile in mobilità. Il fatto che sia accessibile in mobilità sta determinando una conseguenza divertente. Stiamo perdendo l'uso del PC. Il PC è finito. Non serve più. Tra qualche anno sarà soltanto a disposizione di chi deve lavorarci professionalmente, ma nelle case, negli uffici, ci saranno smart device.
Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se stiamo pensando servizi, pensiamoli per degli smartphone, pensiamoli per i tablet, perché se sviluppiamo un servizio utilizzabile da PC e non da tablet, se siamo delle pubbliche amministrazioni per esempio, stiamo facendo qualcosa di sostanzialmente inutile. Cambia il modo in cui accediamo alla rete. Come cambia il modo in cui accediamo alla rete? Beh, cambia secondo un paradigma che negli Stati Uniti hanno cominciato a chiamare qualche anno fa SOMOLO, Social Mobile Local. Io da romano, per ricordarmelo, dico mo lo so e viene più facile. Cosa vuol dire SOMOLO? Vuol dire che i servizi che si sviluppano rispondono a tre caratteristiche. Si basano sulla socialità. Pensate alle recensioni di TripAdvisor, pensate ai voti di Amazon. Tutti i servizi che stanno ridisegnando il mondo si basano sul principio per cui le persone possono esprimere il proprio la propria opinione, e questa opinione diventa un reale valore. Si parla di user generated content, indicando con ciò il valore reso sostanziale delle opinioni delle persone. Opinioni delle persone che vengono veicolate attraverso strumenti che seguono l'utente e che sono in grado di georeferenziarlo. Questa terna di elementi è la terna chiave sulla quale si stanno ridisegnando tutti i servizi sui quali si basa in qualche modo la digital transformation. E abbiamo in ultimo l'internet delle cose, l'internet of things. Anche in questo caso vi riporto una definizione, la più bella che ho trovato. Quando le tecnologie wireless saranno perfettamente sviluppate, l'intero pianeta si comporterà come un'unica grande mente, una mente nella quale tutti gli elementi faranno parte di un insieme armonico, e gli strumenti attraverso i quali saremo in grado di interagire con questa grande unica mente saranno sorprendentemente semplici. Ognuno ne avrà uno in tasca. Sapete chi ha dato questa definizione? Ancora una volta non è stata data pochi anni fa, ma è stata data nel 1926 da Nikola Tesla. Ancora una volta qualcosa che oggi è possibile, oggi si sta realizzando. Internet delle cose, che rappresenta un passaggio davvero epocale, perché così come i social media hanno rappresentato l'abbattimento della distinzione tra la dimensione virtuale e quella reale nelle relazioni, l'Internet of Things rappresenta l'abbattimento della distinzione tra la dimensione analogica e quella digitale nelle cose. Se voi ci pensate, noi ancora oggi siamo abituati a un mondo in cui c'è da una parte il digitale, dall'altra la dimensione fisica, quella che riguarda la logistica, riguarda le cose che vanno comunque spostate, e siamo abituati a vedere da una parte un mondo, quello di bit, veloce, efficace e via dicendo, dall'altra invece un mondo fatto di oggetti che in qualche modo funzionano in maniera sempre più macchinosa. Siamo abituati addirittura a pensare l'analogico come qualcosa che funziona male, quale idiozia. È semplicemente un contesto diverso. Noi abbiamo avuto una fase nella quale abbiamo immaginato una sorta di information technology di sostituzione, in cui il digitale doveva sostituire l'analogico invece che integrarsi con l'analogico. Con l'Internet of Things stiamo rimettendo in ordine un po' di cose. Stiamo capendo che non dobbiamo pensare a risultati aberranti come quelli che avremmo se pensassimo dinamiche di sostituzioni, ma dobbiamo integrare questi due mondi, il mondo delle cose e il mondo delle informazioni. Per capire cosa succede con l'Internet of Things basta fare un esempio banale. Pensate a una sedia, che è l'oggetto più fisico che mi è venuto in mente. Cosa diventa una sedia in un contesto di IoT? Beh, diventa qualcosa che ha un'identità, perché deve essere indirizzata su una rete. Diventa qualcosa che non solo ha identità, ma deve essere anche connessa. Ma voi direte, che ci faccio con una sedia connessa? Ipotizziamo di avere Carlotta, la sedia del vostro soggiorno, sa che si chiama Carlotta e è connessa in rete. Perché deve essere connessa in rete? Perché se dotiamo quella sedia di sensoristica, quella sedia interagisce con l'ambiente circostante e ci rende un servizio. Vi faccio un esempio di una sperimentazione che è in atto negli Stati Uniti, ci stanno lavorando moltissime aziende, da Cisco a Microsoft, che peraltro dopo sono qui, che stanno implementando tecnologie IoT nelle mense scolastiche, facendo sì che le sedie, proprio le sedie, dotate di sensori, siano in grado di avvisare la mensa del fatto che il bambino seduto sulla sedia alle scuole elementari sia affetto da intolleranze alimentari o patologie di altro tipo, per i quali magari non può mangiare glutine piuttosto che essere celiaco, piuttosto che essere favico. Negli Stati Uniti, nella scuola oggetto di questa attività, c'erano 0,8% di ricoveri anno. È stato azzerato il livello di ricoveri anno. Come? Perché la sedia parla con una smart card in tasca al bambino e parla con la cucina, che quando porta i vassoi, connessi anch'essi, fa sì che nel momento in cui il vassoio contenente una sostanza che il bambino non può assumere si avvicina al bambino, suona, e quindi semplicemente il cameriere si sposta. Gli oggetti diventano intelligenti e ci rendono un servizio.
Ma attenzione, perché per capire quello che sta succedendo dobbiamo prendere quel Cafu di cui vi parlavo prima. Cafu, perché Cafu? Per spiegare l'internet delle cose. Cafu è diventato famoso in Brasile non soltanto perché è un calciatore, ma me lo sono trovato in un trattato, vi diceva prima che lavoro per le Nazioni Unite, lavoro in America Latina, me lo sono trovato in un trattato di sociologia economica. Perché? Perché veniva citato come l'ispiratore di un movimento anarchico. Perché a valle di una partita, Cafu disse: a questa domanda non rispondo perché una cosa è una cosa, un'altra cosa è un'altra cosa. Poi, da una parte uno capisce perché si sposano con le veline. Dall'altra, perché ispiratore del movimento anarchico? Perché il movimento anarchico diceva: qualsiasi cosa dice la politica intende un'altra cosa. Quindi, in sostanza, Cafu è diventato il leader ideale di questo movimento. Ma Cafu, tutto sommato, non ha detto una stupidaggine. Perché quella domanda vera alla quale oggi noi dobbiamo rispondere è: cosa diventano le cose? Cioè, cosa diventano le cose quando all'interno delle cose entra l'information technology? Siamo sicuri che rimangano semplicemente degli oggetti smart? Oppure cambiano completamente la loro natura? Abbiamo visto prima la sedia, ma pensate a un pacemaker. Oggi abbiamo i pacemaker passivi, quelli che comunicano con la centrale le informazioni sul battito cardiaco. Pensate quando si stanno già implementando quelli attivi. Quando leggeremo sul giornale che è stato hackerato il primo pacemaker? Ossia, quando l'information technology entra all'interno degli oggetti, non si limita a renderli smart, più veloci, ne cambia la natura. Li trasforma in oggetti che rispondono a regole nuove, a dinamiche nuove, a contesti nuovi, rispetto ai quali dobbiamo fare delle riflessioni, perché in un mondo in cui da qui al 2020 ci saranno, secondo gli analisti, qualcosa come 50 miliardi di oggetti connessi, quello che dobbiamo chiederci non è solo cosa diventano le cose, ma cosa diventano le persone in un contesto in cui ci sono queste cose connesse? Cose che parleranno e che parlano tra loro e con noi, comunque parlano di noi. E in questo contesto le persone generano un nuovo modello di società. E se consideriamo, e mi appresto a concludere perché vedo gli organizzatori che mi guardano sempre più preoccupati, e se consideriamo che tutto questo ruota attorno a dei device che portiamo sempre in tasca, attraverso i quali oggi siamo abituati a interloquire con le persone alle quali teniamo, e domani mattina ci abitueremo ad interagire anche con gli oggetti che ci circondano, ecco che stiamo creando dei filtri interpretativi della realtà attraverso i quali percepiremo il mondo in maniera totalmente nuova. In tutto questo arriviamo a doverci chiedere, in queste nuove città, chi saranno gli urbanisti delle città di domani. Perché questa cosa non è relativa soltanto alla dimensione strumentale, ma cambia il modo in cui pensiamo le città, le smart city, che non si chiamano più smart city, non va più di moda, abbiamo buttato 800 milioni di euro a presto le smart city, ha fatto più Google con Street View di quanto non abbiano fatto una programmazione da 800 milioni di euro sulle smart city. Però cominciamo a chiederci cosa saranno le città in questo nuovo contesto. E chiedendoci questo, dobbiamo pure interrogarci su qual è la ricetta, perché prima abbiamo visto gli ingredienti, i componenti sono questi. Il problema è che, come ci insegnano i cuochi, non è tanto importante, è importante la qualità degli ingredienti, ma prima di tutto, qui abbiamo illustri esponenti di Slow Food tra le fila degli ascoltatori, ma prima di tutto è importante la ricetta. Come li trattiamo? E quale impatto avrà tutto quello che ci siamo detti sulle value chain? Perché l'equivoco che noi stiamo rischiando di correre dopo anni di agende digitali inutili, l'equivoco che stiamo rischiando, come dire, di interpretare dopo anni e anni nei quali ci chiediamo che ruolo dare al digitale, è quello di effettuare un'inversione completa del principio di causa-effetto. Cioè pensare che il digitale vada sviluppato per il digitale e non ci rendiamo conto che non serve un'agenda digitale, serve un'agenda per il territorio che sfrutti il digitale. E sono due concetti completamente diversi. Perché? Perché se manca un'agenda per il territorio, il digitale non sappiamo come applicarlo. Pensate all'artigianato. Cosa vuol dire ripensare attraverso la digital transformation l'artigianato? Non vuol dire certo prendere gli artigiani, pensiamo agli artigiani sardi, e dirgli: no, guarda, adesso c'è una stampante 3D, non servi più. Non è questo il punto. È cercare di capire quali sono gli impatti sui diversi anelli della catena del valore e quali, dal punto di vista delle scelte che sono scelte politiche e sociali, ci interessa supportare. Su quali di questi anelli decidiamo di investire? Abbiamo una struttura basata su microimprese o una struttura basata su industrie? Perché non è lo stesso digitale, eh? Non sono le stesse cose che vanno fatte, non sono le stesse operazioni che vanno portate a termine.
Un digitale che supporta aziende di 3 o 4 persone è un digitale diverso dal digitale che serve per supportare un contesto dove c'è una grande presenza industriale. La Sardegna è la regione d'Italia con le aziende più piccole in assoluto. Serve un digitale e una digital transformation peculiare per questo territorio. Pensiamo a un contesto come quello, cosa c'è dopo, del turismo? Sì, del turismo e della cultura. Cosa vuol dire pensare la digital transformation per il turismo? Vuol dire per esempio pensare a come gestire il turista attraverso i sistemi di DMS, attraverso la gestione di una user experience sempre più complessa e multiforme, attraverso le piattaforme, si parla di sharing economy. Voi qui avete tanti esperti, penso a Riva, penso a Insopportabile, ci sono tanti esperti che si occupano di turismo e che stanno lavorando per ripensare il turismo in chiave nuova. Cosa vuol dire questo? Vuol dire renderci conto che noi abbiamo delle... La Sardegna è un'isola. Tutti quelli che arrivano qui arrivano da pochissimi hub. Che ruolo hanno quegli hub in un processo di digital transformation? Sono i punti attraverso i quali tutti quelli che passeggiano per la Sardegna sono passati. Come li sfruttiamo? Diventa un tema di discussione. E l'altro tema di discussione è come gestire e come promuovere il territorio. Noi vediamo in altri paesi che sfruttano Pokémon Go, sfruttano un gioco per supportare i processi di avvicinamento delle persone alla dimensione culturale. E non stiamo parlando di esperienze secondarie, stiamo parlando del Louvre, che usa i Pokémon per portare la gente al museo. Il rischio in Italia è che se dobbiamo sviluppare un processo del genere, finché decidiamo che questa cosa si può fare, i Pokémon sono passati di moda. Serve una velocità diversa. E abbiamo grandissime potenzialità che vengono dalla realtà aumentata, che vengono dalle tecnologie che ci mette a disposizione la digital transformation e che in qualche modo ci consentono di gestire processi di gamification, che ci consentono di gestire i flussi territoriali. Ma anche queste rappresentano scelte di carattere politico. Avete la struttura di alberghi diffusi più diffusa, più grande d'Italia. In Sardegna c'è la concentrazione di alberghi diffusi più grande d'Italia. Su questi esistono due direttrici. Le infrastrutture, perché se nell'albergo diffuso non portate il wifi, col cavolo che il cliente straniero ci va. E le competenze, perché se all'albergo diffuso non insegnate a essere correttamente presenti in rete, non sarà visibile, se non è visibile è inesistente. E concludo con l'agri-food. La scelta dell'immagine di sfondo non è casuale. Da pochissimo è stata creata la filiera IGP collegata ai Colurgiones. Anche quella è una scelta politica. Cosa faccio? Se nel disciplinare io prevedo che le patate possano venire dal Belgio, sto favorendo il territorio o no? Dipende. Se sto pensando a un processo di costruzione industriale dei Colurgiones, probabilmente sto favorendolo. Se invece voglio tutelare le piccole aziende che producono Colurgiones, forse gli sto creando un problema a quelle piccole aziende con un disciplinare fatto in questo modo. Perché questa cosa è rilevante? Perché questa cosa determina la tipologia di Internet of Things che vado a implementare. Mi preoccupo di costruire tecnologie per il controllo della filiera o mi preoccupo dell'implementazione di tecnologie che supportino i processi di marketing? Sono cose totalmente diverse. Tradotto, se non c'è una politica a monte, l'information technology non serve a nulla. Noi invece per anni, e non è un problema sardo, abbiamo vissuto l'information technology vuotandola di significato, pensando che l'information technology avesse un significato endogeno, quando il significato glielo dobbiamo dare noi. A forza di parlare di intelligenza artificiale, ci siamo convinti che l'information technology sia intelligente di per sé e risolve i nostri problemi. Così non è. Non servono agende digitali. Serve un'agenda territoriale che si basi sul digitale. E questo è il passaggio che si sta facendo oggi. E in questo contesto vi risparmio i risultati di una ricerca che abbiamo portato avanti su questo tema. Noi abbiamo una terna di elementi. Abbiamo la tecnologia, che rappresenta un elemento abilitante. Abbiamo la tecnica, che è quella che determina la dimensione artigianale, la dimensione dell'agri-food, che rappresenta il sistema di competenze che vengono dalle professioni. E abbiamo la politica. Senza uno di questi tre elementi il sistema non funziona. Quindi pensare l'innovazione per il territorio non vuol dire buttare dentro tecnologie. Vuol dire comprendere le esigenze del territorio, decidere in maniera partecipata, come è stato fatto peraltro con l'S-Cube,
E una volta fatto questo, capire quali sono gli elementi tecnologici, tra gli ingredienti che abbiamo visto, che servono per una ricetta che però deve essere una ricetta originale. In tutto questo, non ci scordiamo mai, e con questo concludo davvero, che quando parliamo di innovazione dobbiamo aver coraggio di tentare, perché l'innovazione è come il samba. Qualcuno di voi sa come si balla il samba? Tutti timidi. Si balla facendo due passi avanti, uno di lato e uno indietro. L'innovazione non è un processo lineare. L'innovazione è qualcosa che funziona anche per prova ed errore. Si fanno due passi avanti, si fa un passo di lato per evitare un ostacolo, un passo indietro per rivedere la propria strategia e poi bisogna avere il coraggio di rifare altri due passi avanti, come il samba. Ora, questo fa sì che la trasformazione digitale sta cambiando il senso delle cose, ma di fatto sta ridefinendo anche il senso dei territori. In un contesto come quello sardo ci sono così tante opportunità effettivamente, dalla possibilità di supporto delle aree interne attraverso la tecnologia a un modello di ripensamento del turismo, che però impongono dei cambiamenti che spesso sono cambiamenti coraggiosi, cambiamenti di paradigma. Io vi faccio un esempio banale, ho seguito un po' di tempo fa la faccenda del trenino sardo, del trenino verde. Il trenino verde che c'entra con le tecnologie? Pensate a utilizzare il trenino verde come un attivatore di un turismo esperienziale basato su tutte quelle cose che abbiamo visto prima. A quel punto il budget che devo costruire per il trenino verde è qualcosa che viene da un assessorato o da tutti gli assessorati che in qualche modo costruiscono un sistema turistico integrato? Quindi anche i modelli di costruzione del budget sono in qualche modo da ripensare nella digital transformation. E dobbiamo ripensare tutto ciò molto rapidamente perché l'idea è che si vada verso la scomparsa del digitale. Cioè noi avremo raggiunto davvero l'obiettivo di trarre vantaggi dal digitale quando avremo smesso di parlarne. Sperando naturalmente, come diceva Popper, che l'intelligenza sia davvero utile alla sopravvivenza quando ci permette di estinguere una cattiva idea prima che la cattiva idea estingua noi. Grazie.